Ok, ragazze, ho tirato fuori la mia scatola con le perline e con i nastrini con cui andrò a decorare il mio costume, che adesso vi faccio vedere subito. Eccolo, guardate, vedete? Ho comprato un costume semplicissimo, ne ho presi due veramente perché con i saldi. Allora, questa è un po' troppo, già la fantasia è molto vistosa, ecco, vogliamo chiamarla così. Perciò ho pensato di decorare quest'altro. Io ho preso quelle senza coppe, perché io non amo le coppe, dato che non posso mettere una coppa per togliere spazio al mio seno, no? Se ci metto la coppa, dove metti il seno? E allora qui c'aveva questo spazio, questo buchettino che io e ho approfittato per sfilare la coppa. Mentre su questo che andrò a decorare, vedete, ho dovuto tagliare un pezzetto di lato così per poter sfilare la mia coppa. Adesso io lo ricamo e poi dopo ago e filo nero andrò a cucire questo buchetto. Se invece voi la coppa ce la volete far rimanere, basta che la rinfilate e la ricucite. Poi ci sono quei reggiseni che hanno le coppe incorporate ed è difficile poi e non si possono togliere. Non importa, lasciatele così com'è e ricamate il vostro costume con tutta la coppa. Perché adesso non ne avevo uno per farvi vedere e la ricamate perché prima ce le lasciavo, ma capite quando ero più magra, ma adesso le tolgo, cioè, infatti mo ce n'ho una marea, le metto da parte, ma che serve? A niente, boh. Ok, ragazze, io vado a fare delle decorazioni prendendo spunto da quello che ho sotto. Vedete, con i disegni geometrici. Poi ci ho pensato, magari sul rotto ci metto le paillettes e ste perline. Dai, infiliamo ago e filo e iniziamo. Qualcosa serve la coppa? Ci mettiamo le perline. Magari diamo. E allora, zenghete. Io vado a casaccio. Vedete? Qua c'ha dei pois. Ho infilato il filo con la cappiola, così, e sul pois, vedete, prendendo pure, posso anche non prenderla la fodera, così non mi si nota, ma dovrei ritagliarla tutta e vedete, il dito non mi c'entra, dovrei ritagliarla un bel po', vediamoci un po'. Sembra che c'entrano tutte e due le dita. E sopra il pallino io ci vado a rimettere la pallina. No, ho bisogno di tutte e due le mani, perciò non posso tenere alzato il coso. Lo teniamo in modo che il filo sotto non rimanga troppo dietro ballerino, no? Oppure che mi arricci il tessuto. Vedete, io la perlina ce l'ho messa e l'ho rifermata due volte in modo che con i bagni, con i lavaggi non ci si rovina. Ecco, guardate. Andiamo con le perle rosse. Sempre quelle perle che vi ho detto io, tutti questi sacchettini li prendo presso questi mercati o negozi a poco prezzo, una bustina la pago 1 euro, 1,50 euro a seconda della grandezza della perla. Ecco, guardate, mica è detto che devo fare tutte le palline, anche quella. Basta che noi la fermiamo un paio di volte e poi cambiamo zona. Ecco,
papà. E così il mio costume cambia aspetto e gli diamo un tocco in più. Quando facciamo dei passaggi lunghi, qua non è per esempio il passaggio lungo, possiamo intramezzare sotto il nostro filo. Cercando sempre di non arricciare, vedete? Aspettate un attimo. Non arricciare il tessuto. Se un lavoretto di pazienza, ma anche veloce, eh? Velocissimo, velocissimo. Vedete le palline? Non sballonzolano più di tanto. Mettiamo la perlina e la blocchiamo. Passiamo oltre. Adesso io ho infilato il filo rosso, se no qui vedete il quadrettino nero. Potremmo metterci qualcosa di nero, però dopo il filo si nota e allora noi facciamo colore per colore. Mi capite? Prima facciamo il rosso, poi facciamo il nero e via discorrendo. Velocizzo. Raga, una volta che l'ho finita a lavorare non è che io lo misuro, non me lo metto proprio, Non voglio mettere in mostra le mie grazie. La coppa, vedete? Ecco, la metterò lì dentro la mia scatola che mi servirà per mettere le perline mentre le lavoro. E ho detto che non è che noi adesso le dobbiamo riempire tutte, possiamo pure lasciarne qualcuno. Io adesso non ne vado a fare oltre, però mi fermo tanto bene, 4, 5, 6 volte, vedete? E cambio zona. Allora, la cosa che io vi dico di fare è quella di non fare prima una coppa, ma le dobbiamo fare tutte e due insieme. Perché? Perché alla fine noi riempiamo tantissimo una coppa e l'altra è un po' di meno. Allora ci diamo una regolata. Se a noi qui abbiamo dei fiori, ne facciamo un po' in ogni parte. Poi quando vediamo che è abbastanza, finiamo, cioè smettiamo, mi capite? Ok, vedete, questo c'ha dei rombi rossi. Ho pensato di metterci, di riempirlo con le paillette invece che con le perline. Perciò cambio filo, rimetto sempre il rosso e vado con le paillette. Ok, vado di paillette e perlina nera, oppure possiamo metterle una dietro un'altra. Se vogliamo fare prima, invece di metterla una a una, possiamo utilizzare queste. Vedete? Bravo, che se rimangono più rigide, le possiamo mettere qui sotto, ma io qua sotto odio, poi mi si gira, mi graffia tutta la pelle. E allora preferisco di no. Paillette. La prendiamo e per bloccarla ci mettiamo una perlina nera. La perlina. E questa non entra. Allora, queste sono le famose perline che sono proprio minimal. Dovrei usare un ago super sottile. Vediamo, adesso trovo un'altra tipologia di perle un po' più grandi, perché sempre per non lanciarle, ma e le cerco. Ecco, ho trovato queste un po' più grandicelle. Perché l'ago sottile, 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 io ce l'avrei. Però che succede? Che per infilarlo ci vuole mezz'ora. Allora,
La paillette noi potremmo pure ribloccarla con la perlina, ma di solito sballonzola di meno. Però quando noi saltiamo da una paillette, da una paillette, da una paillette, da una paillette all'altra, ci blocchiamo lì dove andiamo, mi capite? E allora, paillette e perlina più grandicella. Facciamo prima. Non le facciamo proprio attaccate attaccate e andiamo giù, la riblocchiamo. Vedete, stringiamo e ci blocchiamo dove andiamo. Che se no di là viene un po' una cosa un po' troppo. E dai, con la prossima. Quanti lavoro che ho fatto con queste paillette, mamma mia, raga. Mi scialli, mamma santa. Rimanevo alzata quando c'avevo il negozio, mi riportavo questi lavori in casa perché si vendevano tanto, no? Fino alle 2, alle 3 di notte, mamma. Abbarbicata su uno sgabello di legno in cucina. Adesso proprio non lo so come ho fatto, ma a volte penso che cioè la postura anche da giovane è importante perché poi dopo si risente da vecchia. È quello che è successo a me, perché se tu rimani ore e ore e ore abbarbicata su uno sgabello alto, che era una penisola quella, e alla fine le paghi certe cose, perché cominciano le ernie, tutte queste storie, no? La schiena non è ben messa. E alla fine. Ok, adesso continuo a riempire con le mie paillette qua e là. Vedete, sto seguendo il disegno geometrico. Il disegno geometrico che ho. Giriamo così. Ok, sul gruppo delle amiche del baule della nonna, le signore hanno postato le loro borse che abbiamo fatto con i nastri. Ma sono state più brave di me, annaggia, hanno superato la maestra, altro che. Ok, continuo con le paillette. Nel frattempo qui mi si preparano, mi si presentano le perline rosse e io ce le rimetto e blocco la perla. Il filo è sempre rosso. L'importante è che non arricciate il tessuto quando cucite. Tirate, ma non troppo. Vamos con le perle. Ecco, vedete? Guardate. Senza esagerare troppo. Poi se voi lo volete riempire tutto, lo riempite. Adesso vedete, c'ho il filo rosso e continuo qui con le mie perline rosse. E magari poi, quando infilo il nero, io vado a mettere delle paillette nere. Ecco qui Tommy ha cominciato ad abbaiare. Meno male che è il suo padroncino che esce. No, non l'ha riconosciuto da lontano. Vediamo. Mi capite? Poi ripassiamo sull'altra coppa.
possiamo farne solo una, eh? Riempirne solo una. Ci sono problemi. Quella rispettando il disegno ma senza esagerare. Poi se voi avete un fiore, avete, fatelo, riempite magari solo un fiore, a vostro piacimento e al vostro buon gusto. Ok. Fermateli bene i fili, fermateli, iniziate il lavoro con... bloccando bene il filo, perché non è questione che può saltare una perla. Qui ne se ne salta una, saltano tutte. Perché non è che noi ogni perlina è a sé. Perciò, occhio, se volete far durare il vostro costume tanto tempo. Ok, continuo. Ok, vado di paillette nere, ma non ci metto la perla. Senza perla. Perciò rimangono oblique. Così. Queste non dovete bloccarle perché devono rimanere, vedete, volanti, così. Così, vedete. Qua e là. Anche perché adesso vedrete che tutti vi chiederanno: mamma, zia, mi decori il mio reggiseno? Non arriverete voi a decorare i costumi, specialmente alle ragazze, che se ci tengono di più, no? Ecco, andiamo. Guardate, la blocchiamo. Vedete? La paillette messa senza perlina è bellissima perché poi è in movimento sempre. Guardate. Prendere le paillette, voi vi inumidite il dito con una spugnetta. Quella dei francobolli, o se no, una spugnetta con cui lavate i piatti, la bagnate, ma non deve essere nemmeno troppo bagnata perché sennò poi dopo il macello si bagna il filo. Perciò io, alla ignorante, la umidisco, vedete, con la mia saliva. Prendete. Poco, 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 basta e avanza. Basta poco, che ce l'ho. Continuo. Sono ripassata su quest'altra coppa con le paillette nere volanti in movimento, come dico io. E facciamo come da questo lato, le mettiamo un po' qua, un po' là. E possiamo mettere sia le
Dritte che storte, vanno bene lo stesso. Perché hanno un dritto le paillette e hanno un rovescio. Non importa come le mettete, le mettete. Ok, proseguo sempre col solito sistema. Ok, passo alla pagliette turchese. Vedete, voglio fare una rigliettina di questo turchese. Dato che ce l'ho, mi organizzo in questo modo. Sempre volanti, senza perla. Quando prendete le pagliette, le perline, mettetecene poche. Mettetecene poche, perché tanto ce ne bastano poche, capite? Sembrano quando le buttiamo giù, mamma mia, non so, ma sono talmente sottili che ne bastano poche. Vedete? Vado avanti, seguo sta riga e vado. L'importante è che quando iniziate e finite il filo deve essere fermato perfettamente. Ok, proseguo. Abbiamo quasi finito perché non è che noi andiamo a riempire tutta la coppa, ma il davanti. Ok, sto passando al verde perché ci sono dei richiami verdi. Allora, la cosa che io vi suggerisco di fare è di non cambiare mai il colore di base. Se qui è verde, voi ce lo rimettete verde. Se è rosso, ce lo rimettete, perché se voi cambiate il colore, a meno che non prendete quelle paillettes, aspettate un attimo, iridescenti, mi capite? Che sono trasparenti e iridescenti, allora lo rivestite tranquillamente con quello. Però il colore di base voi non lo dovete stravolgere, perché sennò viene fuori una pacchianata, ok? Vedete? Adesso io salto, salto, però quando salto tanto, io sotto lo sento. Vado col mio ago alla fascia, intramezzando il filo. Ecco, ce ne ho messe tre per ogni fascetta, vedete? E appunto dicevo che diventa troppo confusionario. Continuo. Questi sono le paillettes iridescenti trasparenti. Adesso le vado a mettere, però io adesso vedete, queste sono bianche iridescenti, le vado a mettere giusto di lato così, senza fare tutta riga riga, e magari lo riempio su un angolo. Vedete? Adesso ve la faccio vedere. Io lo vado a mettere sempre sul bianco. Adesso ve lo mostro. Vedete? È un trasparente, però che fa tutte queste sfumature, come brillanti. Brillanti fanno le sfumature, no? Di tutti i colori, così queste. Però io vedete, lo sto mettendo su quest'angolo che fa un angoletto ed è bianco. Non lo sto mettendo su un altro colore. Però può essere messo sopra il colore. Perché non crea una sfumatura troppo esagerata.
Ok, finisco, poi andiamo su quell'altra coppa e ce la finiamo. Ragazzi, ho ripreso l'altra coppa e sto ricreando il motivo con la paillette celeste per dare continuità, vedete, per chiamare quest'altra. Anche se questa si allarga di qua, io potevo farla qui, però questa è beige, poi io qua beige non ho fatto niente, perciò proseguo con il mio turchese per richiamare l'altra coppa. Ok, sto facendo il verde, le paillette verdi e abbiamo finito. Ad angolo ci ho messo, vedete, le paillette iridescenti, anche se è diversa la fantasia, ho sempre richiamato i colori per dare un po' di continuità. E poi abbiamo finito, amiche mie, con mezz'ora abbiamo fatto sto lavoretto e abbiamo creato un qualcosa di unico. Poi quest'anno le paillette, ragazze, vanno tantissimo. I costumi, io li vedo, a parte che non sono questi tipi di paillette, è proprio la stoffa, no? In lurex. Perché c'è, cioè, il costume con le paillette costa. Con la stoffa, con le paillette costa. E poi una volta sapevo tutta la tecnica per tagliare queste paillette. Oh, raga, non mi ricordo. Non mi ricordo perché c'è una tecnica. La stoffa con tutte le paillette non si riesce a cucire a macchina. Invece no, c'è una tecnica. Sono passati talmente tanti anni che l'ho dimenticato perché l'ho fatta una volta sola. Ok, fino alla fine, poi ve lo mostro. Ecco qui ragazze, guardate. Adesso lo indosso sopra la mia camicetta e vi faccio vedere che anche deformandosi non si rovina e rimane sempre bellissimo. Ecco, vedete come rimane? Se poi uno lo vuole riempire di più, lo vuole fare molto più vistoso, riempie ancora di più. Però per me basta così. Ecco qui, vedete come cade bene? Non si deformano le perline, perché se non le cuciamo bene, così come le abbiamo messe, rimangono. Vi saluto, vi mando un abbraccio, amiche mie, mettete mi piace. Condividete, questo è il primo tutorial di costumi decorati, perché io non li ho visti in giro, raga. Non li ho visti. Perciò mettete mi piace, condividete, mo vi faccio con le vostre amiche, fatemi la pubblicità e iscrivetevi numerose. Alla prossima. Adesso domani mi metto ad imbastire la tovaglia con le tele tessute e iniziamo a fare questo tutorial dove io applico il merletto appunto Parigi, sempre imbastendolo, e la mia tecnica vi faccio vedere, ragazzi. Ciao, un abbraccio.